Ciao a tutti, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo il mio villaggio di Clash of Clans. Notare tre costruttori, che non ho neanche più uno disponibile, perché sto potenziando le farm, gli estrattori di elisir a livello 11 ed il deposito d'oro. Allora, poi riattiviamo tutte le navi, tac. Ora, come potete notare, ho 54 così volanti. Io due spaccamuri di sicuro. Aspettiamo 56 secondi. Intanto vi faccio vedere un po' tutto. Miniera d'oro a 10, una, anzi 3 all'11, estrattori di elisir 2, tutti all'11, compresi quelli che sto potenziando. Livello 9 ed livello 10, credo. Allora, ora facciamo attacca. Io ad attaccare non sono tanto bravo, faccio abbastanza schifo, però cerco che tra le coppe che perdo e le coppe che guadagno ci sia una bella differenza, e che il villaggio non sia troppo potente come questo qui nel mio caso. Questo qui andrebbe bene. Cosa devo fare? Faccio un po' così. Così, un po' così, abbatto, qual era quella di fuoco questa? Non lo so più. Ma i guaritori stanno lì. Boh, non lo so. Allora, ora sto facendo solo per le coppie, non per guadagnare materie prime, unicamente per le coppie. Al 3% sono abbastanza soddisfatto, 10 coppe più
55.000 più 2.600 di monete, 16.000 più 2.600 di elisir. 10 coppe, come vedete, io ho sbloccato anche un altro obiettivo, ho guadagnato 5 CM e voilà. Prepariamoci per la prossima battaglia, che vi farò vedere l'addestramento ora. Allora, farei barbari potenziati al 3 sui 35. Poi mi sposto qui 2 pozioni. Poi spacca muri, quindi che di questo tipo, e poi continuerei con questi i giganti, e voilà. Quindi il prossimo episodio uscirà non so quando. Iscrivetevi al canale, commentate e grazie per il... mettete un like se vi è piaciuto, e nel prossimo video vi farò vedere come attaccare o con questo battaglione che mi sto creando o solo con gli arcieri addirittura. Solo con gli arcieri. Guadagnando abbastanza e attaccando i villaggi, i municipi esterni. E vi spiegherò un po' le tecniche. Ciao a tutti e alla prossima.